Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Salva da Naio, però dentro ci sono varie cose, quindi non ci sono poche cose, quindi iniziamo subito. Allora, come primo regalo mi sono usciti gli Alpha Bots Fluo. Apriamoli. Bene, dentro gli Alpha Bots Fluo Metal mi è uscita l'AI. Adesso vi farò vedere come si trasforma. Lui si chiama Einstein ed esiste anche l'app dove potete giocarci. Adesso lo ritrasformo in Einstein. La prossima. Che belle! È qualcosa di casa, almeno credo. Sì. Sono delle calamite tridimensionali. Doc Hudson, molto bella. Guardate, è tridimensionale la macchina. E poi Saetta McQueen, molto bella, questa mi piace molto. E poi c'è Maestà, molto bella anche questa. E sono delle calamite. Mi piacciono molto. Poi, che belle! Le bustine dei rabbit invadono il calcio. Mi è uscito il coniglietto, questo qui. Molto carino. Guardate, è il tendino, è del Brasile e ha la palla in bocca. E ha gli occhi come... Aiuto! Sto per vomitare. Non so. Almeno credo. Questo mi piace molto. Sono dei personaggi di Masters University, tra cui Sally, Mike, Soufflé e Randall, di Wally e Liv, Cars, McQueen e Cricchetto, di Belle the Brave, Merida, gli Incredibili, il papà, no, non mi ricordo come si chiama, vabbè, e Helen, Toy Story, Woody, Buzz e Jessie, Nemo, Dory e Nemo, e Plinz, naturalmente, Dusty. E questo è il booklet. Mi è uscito Buzz, che bello, lo volevo tanto, è veramente molto carino. Un po' moscio alle gambe, ma poi è molto carino. Che bella, è la bustina delle Poppizzi. Vediamo cosa c'è uscito. Questa è la bustina delle Poppizzi, che dice contiene un personaggio con base, due magici charms, una carta d'identità e un braccialetto, ma solo in alcune bustine. Qui c'è amore, locket e chatta, che mi piace molto. E qui dietro fa vedere i charms. Possono mettere sia al braccialetto che alle Poppizzi. Bene, apriamo. Allora, si esce questo magnifico booklet, sempre con l'occhietto, amore e tappa. La bustina, eccola qui. Qui dietro c'è, non so chi è, ma mi sembra la Pizzi di Aisha. Apriamolo, è molto grande. Allora, qui possiamo trovare il logo Pizzi, sempre le due ragazzine con gli oggettini. Ogni personaggio è se Charms, collezionali tutti. Allora, amore ha il libro delle magie e la pozione, ed è davvero molto carina. Poi c'è Otis, e in questa confezione possiamo trovare il braccialetto, e c'è la scopetta e l'hamburger.
chat in cui ci sono le cuffie, il cellulare, spero di trovarla tanto, bla bla, la telecamera e la borsa, e qui possiamo trovare il braccialetto in tutti gli animaletti. Sherry, che mi piace molto, la borsetta e l'ombrello, Lulu, la penna e la cartellina, l'occhietto, la chiave e la sveglia, Guzman, la valigia e l'altra valigia, wow, Ram, il pettine e il phon, Bambù, il profumo e il pennello da cipria, Chun, il violino e lo stereo, Tina, il vassoio della torta e il martello. Plisse, le forbici e la guarcia, almeno credo che si dice così. Gruccia, scusate. Piff, cestino e cuscino. Dorme. Il Martino con il cocktail e l'ananas. Fixit, la chiave inglese, il martello. Morfo, la bandierina, il binocolo, Ninfea, il mazzo di fiori e la campanella. E trovi caramelle in esclusiva nel Pop Pixie Magazine numero 2 con il dozzetto e il quanto da cucina. È davvero molto carina caramella. E qui potete vedere altre cose per il vostro look da pop. A me purtroppo non interessa. Vediamo qual è. Che bella, mi è uscita, amore! La numero uno. Ecco il suo artwork, il suo nome naturalmente. Mi chiamo Amore. Il mio lavoro, creo pozioni e incantesimi nella bottega del cuore. Il mio talento, faccio innamorare tutti. Il mio potere, placo gli animi. Amo le cose profumate e i Ranger Robinson. Ho paura dei ragni. Molto carina questa carta d'identità. Non so quanto costano. 2,90 a bustina rispetto a quanto i My Little Pony. E inoltre queste hanno un booklet gigante. La carta e la carta d'identità. Adesso vediamo. Che bella, è gigante, cioè in confronto ai My Little Pony, in cui esce soltanto una card, invece è scritto sempre la stessa unica storia e la twerk, molto bellina, con le sue ali e questo vestitino, la base verde, con scritto Pop Pixie, e poi i due charms, il libro e la pozione d'amore con naturalmente l'anellino. Ecco la nostra amore, il vestitino vabbè è un po' diverso, ma rispetto ai My Little Pony che costano 2,90, rispetto a questa che è molto più carina, mi piace molto. E io ho messo anche charms attaccati, molto carina. Sì, che belli! Sempre le Disney Pixar. Che bello, mi è uscita Merida, è davvero molto carina. Ops, è un poco più basso. È davvero un gran peccato. Luffy, l'ultimo. E poi la bustina di Geronimo Stilton, così potrò completare la mia serie. Ah, il booklet. Questo qui è quello lì che avevo recensito l'altra volta. L'oggetto, il casco, è quello qui. Wow! Io spero che mi esce il computer, che è troppo carino. Il computer è questo qua. E anche il telefono, oppure lo schermo, perché sono i miei preferiti. Oppure il telefono di Benjamin. Io lo amo proprio. Vediamo cosa mi uscita. Geronimo Eschimese! Wow!
scusate, Himalaya, ma mi pare più un estimese. Yeah, davvero carinissimo. Ciao, sono Geronimo Stolto. Il telefono, il telefonino, quanto è carino. Devo mandare un messaggio. Davvero molto carino. E ha anche il logo Geronimo Stolto. Wow. Questo mi sembra che mi è costato 2 euro. Cioè, guardate la differenza. My Little Pony in confronto con Pixie e Geronimo. My Little Pony, adesso ve lo prendo. Comunque, i My Little Pony sono della stessa misura di Geronimo. L'ho appena misurato. E colore esce una carta tipo questa. Di cui solo foto. E dietro non c'è carta d'identità, ma la storia del loro paese, in cui è tutti uguali. Non esce una base, non esce degli oggetti e sono veramente carini, ma... Bene ragazzi, mi sono veramente divertito a fare questa recensione, questo video, tipo, vi sia piaciuto, perché... Ciao ragazzi!